Disoccupazione e proteste, l'altra faccia della visita del Premier, mentre Gentiloni spiega le misure per favorire l'inserimento soprattutto dei giovani nel mondo del lavoro, all'esterno va in scena la protesta dei lavoratori socialmente utili della regione Campania. Chiediamo la stabilizzazione, visto che sono più di 20 anni che lavoriamo nella pubblica amministrazione senza alcun contratto e senza contributi. Noi diciamo a questo governo che bisogna mettere un punto, bisogna fare una legge speciale subito. Noi svolgiamo un ruolo lavorativo a tutti gli effetti, equiparato ad un dipendente di ente pubblico. La 13esima oggi viene erogata, non c'è scatto di anzianità, in virtù anche del fatto che 2 anni fa, nel 26 novembre 2014, la Corte europea di Strasburgo ha sancito che i lavoratori precari non possono essere impiegati nella pubblica amministrazione per un periodo superiore ai 36 mesi. Noi siamo impiegati da oltre 22 anni e quindi vogliamo porre fine a questo scempio. Perché lo Stato a noi da 22 anni non ci versa i contributi? È questo che vorrei sapere, al privato trattamento diverso. Ma c'è anche spazio per note positive, quelle che riguardano il centro per l'impiego di Avellino, un centro che funziona, ha detto il Premier, ma la guardia deve restare alta perché i numeri degli occupati variano purtroppo in maniera ballerina anno dopo anno, come conferma il presidente della provincia Gambacorta. Nel 2015 c'è stato un fortissimo aumento delle assunzioni a tempo indeterminato, cioè si è passati da 20.000 a 27.000. Purtroppo c'è una discesa abbastanza netta, sono scesi a 18.000 nel 2016.